Insomma, se il caso Previti fosse trattato non dico con la stessa evidenza, perché un caso come Cogne non esiste al mondo, come voi sapete, ma con un minimo di attenzione dalla televisione pubblica, probabilmente qualcuno dovrebbe provvedere. Ma evidentemente la parola Previti è un ottimo deterrente per qualunque giornalista, anche perché non è un mistero che chiunque nomina la parola Previti viene denunciato da Previti. A me, anche dai domiciliari, pensate, è una cosa meravigliosa, ma la settimana scorsa, controllato le date, mi è arrivata una causa di Previti, l'ennesima, firmata dal suo studio legale, da sua figlia in particolare, dove dice che ho danneggiato gravemente la sua immagine. E stiamo parlando di uno che è agli arresti domiciliari, no? E che ritiene di avere ancora un'immagine e ritiene che qualcuno sia in grado di danneggiarla. Cioè, pensate che deve fare uno per danneggiare l'immagine di uno che è agli arresti domiciliari? Deve farla, cioè lui praticamente da dietro alle persiane lancia ogni tanto degli aeroplanini con una denuncia a qualche giornalista dicendo la mia immagine, no, da dietro le sbarre, ma è uno che è a quadretti, no, e che da dietro le sbarre denuncia gli altri. Naturalmente al Tribunale di Roma, che una sentenza definitiva ha stabilito avere lui corrotto perché facesse una sentenza compiacente. Ecco, questa è la cosa. Quindi ritornando a Bomba, è tutto relativo, all'estero si dimettono perché la stampa ne parla tutti i giorni, le televisioni ne parlano tutti i giorni, la situazione si fa insostenibile, la gente prende atto del problema e quindi questi vengono sospinti fuori proprio a furor di popolo. Ma anche da noi si dimettevano, non è che qua vedo molti giovani, forse nel 92 eravate troppo piccoli, ma nel 92 si cadevano come le mosche i ministri, ma non c'era mica bisogno di cacciarli, si dimettevano al primo avviso di garanzia, sapendo di essere colpevoli, non avevano bisogno della sentenza di Cassazione, si vergognavano e se ne andavano, sapevano che la gente non avrebbe tollerato, c'era la gente in piazza che protestava, c'erano i giornali che scrivevano, le televisioni che raccontavano, i programmi di approfondimento, Funari, Lerner, Santoro, eccetera, insomma, si parlava della questione morale perché era la principale emergenza. Oggi è ancora la principale emergenza, ma non se ne parla più. E quindi chi nomina Previti finisce denunciato anche se Previti è domiciliare. Io qui, a proposito di Previti, ho raccontato un episodietto, non so se lo sapete, Michele Serra, che ha recensito il mio libro, mi ha telefonato apposta per chiedermi se me l'ero inventato perché non ci credeva nemmeno lui. C'è un giornalista della RAI che si chiama Carlo Casoli. E che a un certo punto, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, scopre che la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Previti per un'altra faccenda, oltre a quelle per cui era stato condannato a Milano, per avere corrotto un perito del Tribunale di Roma, che si chiama Musco, e che è quello che poi ha condannato la IMI, cioè una banca pubblica dello Stato, nel 1994 a pagare 1.000 miliardi di soldi nostri alla SIR del suo cliente Rovelli, che non aveva diritto ad alcun risarcimento. Quindi lui ha corrotto, questa era l'ipotesi d'accusa, il perito perché prendesse 1.000 miliardi dalle nostre tasche e li desse al suo cliente, questa è la sostanza. Lo scopre per primo. Si chiama Scoop nei giornali e nelle televisioni, Carlo Casoli della RAI di Milano. Telefona ai direttori del TG1, TG2, TG3 e del GR, testata unica, per prenotare lo spazio, dicendo c'è questa notizia, la so soltanto io, quanto spazio mi date? Gli rispondono non si fa al servizio. Tutti i telegiornali e il giornale radio, no? Gli dicono non si fa il servizio, questo insiste, no? Perché dice: ma come? È una notizia importante, una volta tanto che non copiamo i giornali ma diamo una notizia noi, no? Giustamente orgoglioso del suo lavoro, insiste e alla fine, per sfinimento, ottiene da uno dei quattro notiziari RAI, non so quale perché non è stato ufficializzato poi dal sindacato dei giornalisti RAI. Uno di questi telegiornali o giornale radio gli dice: vabbè, fai il servizio, però l'importante è che non fai i nomi. Quello dice: come faccio a non fare i nomi? Scusa, rinvio a giudizio di Previti per avere corrotto Musco da parte della Procura di Roma. Come faccio a non fare i nomi? Come, cosa si capisce? E dice: vedi tu. Quindi quello povero si mette lì a scrivere la notizia senza nome, no? Che è l'ultima frontiera del giornalismo, no? Proprio la notizia senza nome. È una specie è come il Sarchiapone, no? Cioè sono cose inimmaginabili, no? Roba da fumetto. Mette lì, prova, riprova, poi a un certo punto telefona e dice: scusate, non si capisce una mazza, è inutile che la scriviamo, insomma.
e quindi cede, getta la spugna. Io poi ci ho provato a scriverla la notizia senza nome perché, satiricamente parlando, è molto interessante. Voi pensate a un telegiornale, no? Dove a un certo punto dice la linea a Milano, per le no, la linea in questo caso a Roma, per le ultime notizie di giudiziaria. Pensate a un servizio che parte così. Buonasera, oggi la procura di una nota capitale europea, che non citiamo per mantenere il suspense, ha chiesto il rinvio a giudizio di un noto parlamentare di una repubblica che si affaccia sul Mediterraneo e che non nominiamo per la legge sulla privacy. L'uomo di professione avvocato, già ministro della difesa, membro di un importante partito che non nominiamo per rispetto del pubblico più impressionabile, e braccio destro del capo del governo, uscito a sua volta da vari processi per amnistia, attenuanti generiche, prescrizione o depenalizzazione dei suoi reati varati da lui medesimo, è accusato di avere corrotto un perito del tribunale, il cui nome non citiamo per non offendere il comune senso del pudore, affinché liquidasse un mega risarcimento pubblico da 1.000 miliardi non dovuto alla società di un petroliere, il cui nome tacciamo per rispetto dei minori all'ascolto. Grazie per la cortese attenzione e buonasera. Il tutto naturalmente illustrato. Il tutto illustrato da immagini di repertorio che non possono ritrarre Previti, se no uno lo capisce. Quindi stambecchi sul Gran Paradiso, tramonti sul Bosforo o cose di questo. E voi vi rendete conto che questa cosa è successa esattamente un anno fa nella RAI, che noi paghiamo con il nostro canone? Perché? Perché c'era un nome che non va mai fatto. E quindi voi capite che se questo è il livello di intimidazione, poi non è che c'è da meravigliarsi. Il problema è che poi quando qualcuno lo nomina Previti succede il cataclisma, perché sei l'unico che l'ha fatto, no? E quindi tutti dicono: ah, ma sei proprio fissato, sei proprio una cosa per, cioè, un fatto personale c'hai con lui, no? Quindi passi anche per matto.